Ho qui con me una scatola che mi sono fatto spedire dai ragazzi di strumentimusicali.net che contiene gli effetti per chitarra acustica che ti servono davvero, e questa è solo una delle cose che ci puoi fare. Sei mai trovato nella situazione in cui il suono della tua chitarra acustica non era abbastanza? Dove magari sentivi la mancanza di qualcosa, un po' di spinta per far uscire la chitarra all'interno del gruppo? Oppure il tipico suono metallico e sottile del piezo che toglie tutto l'amore a quello che stiamo suonando? Oppure cercavi l'ispirazione per un nuovo brano? Ci sono delle soluzioni a tutto questo e ad altro. Ho già realizzato un video in passato dove parlo degli effetti essenziali per chitarra acustica, quelli che davvero porterei con me su un'isola deserta. E anche nel video di oggi parleremo di effetti in maniera differente rispetto a quella, però. Lascio come al solito il link a tutti i pedalini qui sotto in descrizione per fartene approfondire la conoscenza tecnica. E prima di cominciare, una domanda: quali effetti usi di solito con la tua acustica e in che modo? Scrivimelo qui sotto nei commenti, vediamo se sono gli stessi che uso io. E resta con me fino alla fine perché ti spiegherò come ottenere quel suono che hai sentito nell'introduzione, sì, quello con l'arco di violino, una vera bomba. Lasciare un like a questo video sarebbe un gesto magnifico, e se non l'hai ancora fatto, anche iscriverti al mio canale, per me è davvero di grande supporto. Scegliendo degli effetti da mettere in serie, stiamo a tutti gli effetti costruendo la nostra pedalboard. Ovviamente anche per la chitarra acustica ci sono dei multi effetti già pronti. Io sono ancora legato alla scuola dei pedalini perché sono più flessibili, ci danno la possibilità, quando ci stanchiamo, di toglierli, di prenderne dei nuovi e di rinnovare il nostro suono, oppure anche solo di aggiungerne degli altri. Non può mancare mai, e con mai intendo che se davvero dovessi scegliere l'unico e solo effetto che vorrei, è la Loop Station. Per chi non conoscesse l'oggetto in questione, si tratta di un effetto che registra tutto quello che facciamo e lo ripete all'infinito, errori compresi, è spietato. Nell'ormai lontano 2021 Boss mise in commercio questa RC20, il modello in questione è del mio amico e maestro Sergio Altamura, un musicista che ti consiglio di ascoltare. Il suo lavoro sull'acustica, sui loop e sul suono è davvero clamoroso e sì, il suono di archetto arriva proprio da lui, dal suo brano Down Roma Traffic, un capolavoro. Chiusa questa parentesi, dal 2001 Boss ne ha prodotti diversi modelli e questa RC1 è semplice, immediata, proprio come la prima. Mi piace perché ha un'entrata stereofonica come l'uscita, quindi possiamo utilizzarla alla fine della nostra catena effetti e mandarla al mixer o alla scheda audio con un bel suono ricco e largo. Peccato solo non ci sia la possibilità di mandare in reverse, ovvero di far suonare il loop che abbiamo registrato al contrario, una cosa che amplia parecchio gli orizzonti creativi. Importanti gli input stereo, dicevamo, perché essendo l'ultimo pedale della catena, subito prima riceverà gli effetti di ritardo, ovvero il riverbero e il delay. Per spiegarli brevemente, si tratta di effetti che ripetono il nostro suono in ritardo nel tempo, con caratteristiche differenti per rendere l'idea di spazio, nel caso di riverbero, e di eco, nel caso del delay. Li metto sempre al secondo posto nella mia lista degli effetti di cui non posso fare assolutamente a meno, perché prima non l'ho detto, se con la Loop Station è praticamente come suonare con un altro musicista e quindi avere davvero tante possibilità, con questi effetti possiamo spaziare invece in territori più sperimentali e modificare radicalmente il suono della nostra chitarra. Questo New Ex Atlantic è un delay e riverbero nello stesso pedale, quindi una soluzione golosissima con una piccola chicca nascosta. Ci dà la possibilità di decidere quale effetto mettere per primo, oppure se far andare il segnale in parallelo e poi mixarli. Ha il tap tempo e soprattutto esce in stereo. Trovo importante che gli effetti come questi siano stereofonici, poiché lasciano il giusto spazio al nostro strumento senza creare dei possibili problemi di fase che toglierebbero spessore al suono della nostra chitarra. Ha il tap tempo, quindi possiamo decidere al volo
solo a che velocità mandare le ripetizioni del delay, e la piccola chicca nascosta è lo shimmer, ovvero un effetto che sul riverbero crea delle texture davvero molto particolari e ambientali. Chi ha detto che la chitarra acustica non si può distorcere pesantemente? Anzi, il suono della chitarra acustica, se lavorato bene, è molto bello con l'uso della distorsione, e sempre più spesso l'ho sentito utilizzato sia dal vivo che sui dischi da diversi artisti, non solo per fare assoli, ma anche per portare delle ritmiche. Marcocapaldo.it trovi i miei corsi di chitarra e passa sul mio canale Instagram, sulla mia pagina Telegram. Lì pubblico dei contenuti aggiuntivi a quelli che propongo qui sul canale YouTube. Quando usare una distorsione sull'acustica? Personalmente, quando suono dal vivo e voglio dare un po' di corpo al suono, ne aggiungo una punta per dare armonici e carattere. Oppure quando voglio uscire in un assolo e necessito di sustain e volume. Lo Smolder acustico Overdrive Defender è pensato proprio per le chitarre acustiche e va a lavorare su un problema che conosciamo benissimo: il feedback. Il controllo di pickup compensation presente sul pedale ci aiuta a tenerla bada andando con un filtro a compensare le alte frequenze. Mi piace perché è in alluminio e i controlli sono facilmente raggiungibili e leggibili, e piccola chicca, la batteria si inserisce alla base, quindi una volta in pedaliera non saremo costretti a smontarlo per cambiarli. Brava Fender. L'equalizzatore invece è quello che ritengo l'effetto più sottovalutato in assoluto, non lo vedo spesso in giro per le pedalboard, anche se farebbe un gran bene a tutti. E ce ne vorrebbe uno dopo ogni effetto sulla pedaliera. Scherzi a parte, un equalizzatore ci permette di andare a modificare le frequenze che compongono il nostro suono, sottraendo o amplificando certi range, quindi ci fa andare a correggere o cambiare il carattere della nostra chitarra o del suono che stiamo producendo. Dove posizionarlo? Questo è molto personale, perché potremmo aver bisogno di un EQ dopo la distorsione per spingere un po' sulle medie ed utilizzarlo come booster per i soli, oppure come taglio per evitare feedback fastidiosi. Potremmo inserirlo come primo effetto per andare a correggere i problemi del suono del nostro piezo o del sistema di amplificazione della chitarra, oppure addirittura alla fine del segnale per amalgamare bene tutto quanto. Questo MXR 6 bande è un EQ che, per via del numero ristretto di bande disponibili, è molto utile soprattutto per le prime due funzioni che ho citato, anche perché troviamo tutte le bande di frequenza più importanti per il nostro strumento, dove solitamente possiamo trovare delle situazioni problematiche. Con più o meno 18 decibel su ogni banda può essere davvero spinto e quindi può permetterci di creare anche degli effetti particolari di suono. Mi piace perché è piccolo e quindi occupa poco spazio, in metallo e soprattutto la scelta delle frequenze è buona. Ho collegato un sacco di effetti e non ho ancora parlato dei cavi patch e dell'alimentazione. Quando progettiamo una pedalboard facciamo bene i conti di quanto assorbiranno i nostri pedalini, che di solito non sono mai molto vari di risorse, e teniamoci un po' di margine, sempre meglio abbondare. Il Backvox ha 7 uscite da 9 volt, una da 12 e una da 18, più un USB per smartphone e tablet, piccolo, leggero, e sono tutte uscite isolate, quindi con uno di questi siamo praticamente a posto. Unito ad una confezione di cavi patch misti come questi di Ernie Ball, che hanno sia il cavo che il connettore piatto, che trovo utile per risparmiare spazio e tenere tutto in ordine, siamo tranquilli. Al contrario delle EQ, il compressore non è sottovalutato, ma magari non è compreso a pieno. Cosa fa in breve un compressore? Prende il segnale della nostra chitarra e comprime tutto quello che passa una determinata soglia con un rapporto di compressione che saremo noi a decidere, in modo da uniformare i suoni dinamicamente più deboli a quelli più forti.
dobbiamo affrontare una serata tutta di strumming bello pestato con il nostro gruppo e non vogliamo uscire col polso distrutto, compressore. Dobbiamo far uscire un arpeggio all'interno di un brano con altri strumenti che suonano e non vogliamo pestare sulle corde come matti, compressore. Dobbiamo accompagnare un cantante e non vogliamo oscurare la sua voce quando saliamo di dinamica, compressore. Il suono dell'archetto sulle note basse fa più fatica ad uscire? Compressore. Potrei andare avanti ancora, ma il comp è davvero un effetto tuttofare e potremmo metterlo anche in questo caso in varie posizioni sulla nostra pedalboard. Questo The Bends della Fender è uno dei compressori che mi è piaciuto di più, soprattutto per il controllo blend, che ci permette di miscelare il suono della chitarra naturale con quello compresso per mantenere belli definiti gli attacchi. Sarebbe stato perfetto con un controllo indipendente sul tempo di attacco e di rilascio, ma capisco la scelta degli ingegneri di tenere tutto con dei tempi prestabiliti perché rende le cose più semplici per chi magari si sta approcciando al mondo della compressione. Siamo quasi alla fine della nostra pedalboard, dove personalmente metto sempre un accordatore al primo posto e un pedale del volume del wah come primi pedali nella catena del segnale. L'accordatore a pedale per me è meglio di quelli a clip quando si suona dal vivo, è sempre più leggibile e soprattutto ci permette di mettere in mute la chitarra quando arrivano i feedback. Questo Big Mini delle Ibanez fa il suo mestiere rubando pochissimo spazio all'interno di una pedaliera come questa che inizia ad essere bella corposa e il circuito di true bypass non va ad intaccare il segnale della nostra chitarra. Arriva fino ad un La Zero, quindi siamo tranquilli anche se utilizzassimo una baritona. E sempre in un'ottica di risparmio di spazio, il pedale Surge P della Valeton mi aiuta a creare in modalità volume dei bellissimi pad ambientali togliendo l'attacco al suono, inserendo anche il delay, riverbero e distorsore. Mentre quando uso il wah posso creare dei suoni simili a quelli dei synth, oppure accentare il suono delle corde per creare dei rullanti, dei suoni percussivi. Che cos'è un wah? Pensiamo ad una banda dell'equalizzatore di prima, che spingiamo più 18 dB e che spostiamo con il movimento del pedale sullo spettro delle frequenze. Andremo ad enfatizzarne alcune e a chiuderne delle altre, creando il tipico suono del pedale. Bello questo Surge P perché è piccolino ma comunque molto utilizzabile anche per chi come me non ha un piede troppo piccolo. La gestione del volume in modalità volume appunto è stata ottima e lineare, quindi lo promuovo. E come creare quindi il suono di archi con l'acustica nell'introduzione? Ovviamente archetto e pece, altrimenti non suonerà nulla. Accendiamo le EQ andando a togliere la parte delle alte frequenze che andrebbero a rendere il suono un po' acido, un po' di distorsione per rendere il suono lo-fi, un delay abbastanza veloce che ci darà del sustain e creerà effetto ensemble e infine il riverbero per ambientare tutto. Grazie ai ragazzi di strumentimusicali.net che mi hanno dato la possibilità di realizzare questo video. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima.